Grazie per l'invito a questo seminario, in particolare al panel Integrazione Europea, Politiche Regionali e Politiche delle Regioni. Io spero chiaramente che non ci siano inconvenienti tecnici, ad ogni modo ho preparato già, sono già passato in modalità condivisione dello schermo, ho preparato una serie di slide attraverso le quali insomma, cercherò di rendere la mia relazione un po' più, come dire, chiara ed evidenziare i punti nevralgici, appunto, delle cose che andrò a dire. Cercherò di mantenere di fare uso di un linguaggio necessariamente specialistico perché, come ha già anticipato il professor Carlo Spagnolo, insomma, il tema della dimensione regionale all'interno dell'integrazione europea è un tema piuttosto difficile da trattare perché richiama una serie di nozioni che sono di carattere economico, oltre che diciamo, finanziario, monetario, eccetera. Ciò non di meno farò lo sforzo, insomma, di mantenere la mia relazione su come dire, un livello che sia accessibile a tutti, ovviamente, al carattere composito dell'uditorio che abbiamo oggi dinanzi a noi. Allora, nel trattare il tema della dimensione regionale dell'integrazione europea, io, come dire, muoverei da una domanda di fondo. Questa domanda di fondo è: in che modo l'integrazione economica europea, intesa come processo di graduale compenetrazione dei mercati e dei capitalismi nazionali europei, e anche come processo chiaramente di costruzione di un'area monetaria unica, quindi di una moneta unica, ha influito sulla dimensione regionale? Qual è stato l'impatto della costruzione, diciamo, del grande mercato europeo e della moneta unica sugli iniziali squilibri presenti in Europa fin dalla fine degli anni 50 tra aree forti e tra aree deboli, e qual è stata la capacità della comunità europea e dell'Unione Europea di eventualmente assorbire questi divari attraverso politiche non solo negative, cioè quella della integrazione dei mercati, ma anche politiche positive, cioè politiche attive volte a promuovere gli investimenti. Ho provato a collocare, diciamo, il problema della dimensione regionale dell'integrazione europea attraverso quattro, diciamo, strumenti, quattro temi. Il primo è sicuramente la periodizzazione, il secondo è il rapporto tra politica regionale e politica della concorrenza, che a me pare costitutivo delle norme, diciamo, dei trattati stessi che regolano l'integrazione europea a partire dal 1957. Un terzo tema fondamentale sono gli orientamenti della cultura economica dello sviluppo, che chiaramente influiscono sia nella formazione delle politiche regionali di carattere nazionale, pensiamo ad esempio agli stati, ai due stati in Europa che più di tutti hanno avanzato politiche regionali come l'Italia e la Francia. Ecco, nella formazione di queste politiche, gli orientamenti della cultura economica dello sviluppo, per come essi si sono venuti a determinare tra gli anni 50 e gli anni 80, 90 del Novecento, come dire, hanno una certa importanza. Quarto tema, questione della governance. In realtà è un tema che toccherò, diciamo, in maniera marginale, ma che è un tema, se vogliamo, fondamentale anche dal nostro punto di vista, perché investe il ruolo delle autonomie regionali e locali nei riguardi dello Stato e della stessa comunità economica europea. Quindi, nel momento in cui si parla di sviluppo delle regioni, di sviluppo dell'economia regionale e dei sistemi locali, qual è il ruolo che poi sostanzialmente le autonomie regionali e locali, cioè il livello politico, deve avere all'interno di questo processo. Quindi, come dire, partiamo con il primo strumento che è quello della periodizzazione. Beh, chiaramente il tema della dimensione regionale dell'integrazione europea va collocato evidentemente all'interno di una periodizzazione lunga, una periodizzazione che attraversa, diciamo, gli ultimi 70 anni di storia europea, quantomeno dalla Seconda Guerra Mondiale
ad oggi. Possiamo suddividere questa periodizzazione lunga in due sottoperiodi che regano delle forti differenze uno con l'altro, ed è appunto la fase fordista, la prima fase, quella dei primi decenni dopo la fine del secondo conflitto mondiale, anche conosciuto come il periodo dei 30 gloriosi, 1944-1971, e la seconda fase, un secondo periodo, che è successivo, diciamo, al 71, alla fine del sistema di Bretton Woods, che è la cosiddetta età del disordine. La prima fase, la fase fordista, è caratterizzata, come è noto, richiamo brevemente le caratteristiche essenziali, dall'egemonia politica ed economica degli Stati Uniti, a partire dall'approvazione del piano Marshall, e quindi dalle pulsioni che da questo piano provengono verso il tema dell'integrazione europea, dalla centralità del dollaro, che fino al 1958 è l'unica moneta convertibile in oro ed è chiaramente la moneta attorno al quale si gestisce tutto il sistema degli scambi monetari e quindi del commercio internazionale, è una fase caratterizzata da alti tassi di crescita economica e soprattutto dal controllo sul movimento internazionale dei capitali. Questo significa che all'interno di questa fase una grande importanza ce l'hanno le banche centrali, non che successivamente non siano importanti, ma soprattutto in questo periodo, nei primi due o tre decenni del secondo dopoguerra, le banche centrali hanno una grossa capacità di controllare il movimento dei capitali, e questo, vedremo, sarà fondamentale nel momento in cui si andrà a pensare una politica regionale comunitaria attraverso, ad esempio, strumenti come la Banca Europea per gli investimenti. Chiaramente questa prima fase è anche una fase che manifesta, come dire, una tendenza verso forme di capitalismo organizzato e politicamente regolato. Il segno cambia necessariamente dopo il 1971, dopo la denuncia del sistema dei cambi fissi di Bretton Woods da parte degli Stati Uniti, del governo Nixon, dell'amministrazione Nixon. Questa fase, questa seconda fase che possiamo, diciamo, facendo delle grosse forzature, portare almeno fino al 2008, è caratterizzata dalla fine del sistema dei cambi fissi e dalla fluttuazione delle monete, e quindi da una frammentazione sostanziale delle relazioni monetarie occidentali in vari blocchi, l'area del dollaro, l'area dell'euro, l'area della sterlina, in una serie di crisi energetiche, la stagflazione, cioè questo fenomeno importante che lega qualcosa di inedito, due processi che generalmente nella teoria e nella pratica economica non stanno insieme, cioè bassi tassi di crescita, stagnazione e inflazione, appunto stagflazione, e la progressiva finanziarizzazione dell'economia, la progressiva mobilità e in definitiva libertà dei capitali. Questo contesto, diciamo il periodo che va dal 71 al 2008, è anche un contesto internazionale caratterizzato da un altissimo livello di competizione economica internazionale. Quindi sostanzialmente questo è il grande luogo all'interno del quale noi andiamo a collocare la nostra vicenda, il nostro problema, la dimensione regionale all'interno dell'integrazione europea. Se volessimo proporre però una periodizzazione interna alla vicenda comunitaria, per interna alla vicenda comunitaria voglio significare a partire dalla creazione concreta delle varie comunità, io proporrei, diciamo, questa periodizzazione che va dal 1957 al 1992, una periodizzazione, diciamo, che per noi è comoda perché ricalca, diciamo, quelle che sono le nostre ricerche, quindi il livello di storicizzazione possibile che abbiamo raggiunto rispetto a questo tema. Quindi 1957 chiaramente è il momento in cui con i trattati di Roma si forma la Comunità Economica Europea, il 1992 è il Trattato di Maastricht, come è noto a tutti. Io suggerirei questa periodizzazione specifica, un primo sottoperiodo che va dal 1957 al 1971, che definirei il periodo dell'unione doganale e del neomercantilismo. Poi vedremo, man mano che entreremo nel merito, che cosa significano questi concetti e perché sto attribuendo questi segni a questi periodi.
Il secondo periodo, che va dal 1971 al 1979 e che comporta una transizione nel paradigma di fondo della politica regionale comunitaria, è il periodo che va dal 1979 al 1992, che comporta una fase di sempre più stretta dipendenza e funzionalizzazione della politica regionale comunitaria all'obiettivo del mercato unico e della moneta unica. Cioè sostanzialmente si parte da una caratterizzazione tipica della fine degli anni 50 e degli anni 60, in cui la politica regionale comunitaria è a sostegno degli interventi nazionali per lo sviluppo delle aree depresse, a un nuovo significato che è quello tipico degli anni 80, ma che già parte con alcuni episodi negli anni 70, di funzionalizzazione di questa politica rispetto all'obiettivo della unificazione monetaria in Europa. Ovviamente ci sono delle cesure all'interno di questa periodizzazione, che sono il 71, il 79 e il 92. Il 71, lo abbiamo già detto, è la denuncia del sistema di Bretton Woods e l'ingresso delle relazioni economiche e commerciali internazionali in un nuovo, in una nuova dinamica, che è quella della fluttuazione dei cambi. Il 79 è un'altra data importante, perché comporta al suo interno, sintetizza una serie di fenomeni importanti come la seconda crisi petrolifera, un cambio di passo da parte della politica monetaria statunitense, l'avvio del sistema, come dire, del sistema monetario europeo, dello SME. Quindi sono, come dire, delle cesure che io vado a proporre per, come dire, portare avanti questa nostra periodizzazione. Il secondo tema che avevamo visto è quello del rapporto fra politica regionale e politica della concorrenza. Io credo che per larga parte del Novecento, del secondo Novecento, le fondamenta del modello economico europeo in materia di squilibri regionali possono essere desunte osservando i rapporti di forza reciproci tra la politica regionale e la politica della concorrenza. Questo rapporto comporta una domanda di fondo, cioè quanto è lecito che le autorità pubbliche nazionali intervengano per promuovere lo sviluppo delle aree deboli? Fino a quale intensità questo intervento diviene una distorsione, è interpretabile come distorsione del mercato? Cioè, quello che voglio dire è che all'interno della natura stessa dei trattati esiste una sorta di bipolarità, di strabismo, se vogliamo. Da una parte la comunità europea era tenuta ad assolvere al mandato di uno sviluppo armonioso tra le economie europee, una finalità, un obiettivo che era chiaramente molto caro all'Italia, che aveva il problema dello sviluppo del Mezzogiorno. Dall'altra parte però rimaneva il tenore sostanzialmente liberista del Trattato di Roma, del Trattato stesso, con l'obiettivo fondamentale della creazione del mercato comune, cioè di un'unione doganale, che comportava la rimozione di tutti gli ostacoli alla libera concorrenza. Tra l'altro, nel Trattato di Roma ci sono gli articoli 92 e 93 che stabiliscono una specifica competenza comunitaria nell'ammissibilità degli aiuti di Stato. Quindi, come dire, nel momento in cui le politiche di intervento nazionale a favore delle aree depresse ponevano dei limiti, dei vincoli, come l'intervento straordinario poneva, alla libera circolazione delle merci o all'intervento dello Stato in economia, questo eventualmente si poneva, come dire, in conflitto, tanto per fare un esempio concreto, con il tenore liberista del trattato. Ovviamente non sono due direttrici convergenti, e nel corso degli anni 60 politica regionale e politica della concorrenza sono spesso entrate in conflitto, pur essendosi ambedue strutturate saldamente a livello burocratico all'interno della Commissione europea. La prima politica, che appunto abbiamo detto è quella regionale, è stata a lungo, soprattutto negli anni 60, potestà degli stati nazionali ed espressione stessa della loro sovranità. Abbiamo avuto l'intervento straordinario nel Mezzogiorno d'Italia, il DATAR, la Délégation à l'aménagement du territoire et l'action régionale in Francia, e la stessa politica regionale inglese. L'obiettivo delle politiche regionali degli Stati membri fu soprattutto, in questo periodo, nel periodo fordista, quello di rompere il circolo del sottosviluppo nelle aree depresse delle rispettive economie nazionali per poterle integrare nelle dinamiche capitalistiche più ampie, specie attraverso
politiche di taglio produttivistico e neomercantilistico, volte cioè alla modernizzazione del settore primario e soprattutto all'industrializzazione forzata. Queste politiche comportavano alcuni elementi, come i trasferimenti monetari dalle aree forti alle aree deboli, aiuti di Stato e forme di incentivazione, appunto, alla creazione di industrie, sistemi di preferenze, riserve e vincoli nelle scelte allocative e di localizzazione delle industrie pubbliche. Pensiamo ad esempio alla riserva del 30% che era garantita al Mezzogiorno d'Italia per quanto riguardava gli investimenti e la spesa stessa delle industrie pubbliche, delle industrie di Stato o delle amministrazioni di Stato. Il ruolo di agenzie specifiche e delle politiche di programmazione. Chiaramente quando parlo di agenzie specifiche mi riferisco, facendo il caso nazionale, alla Cassa per il Mezzogiorno. Come vedremo, progressivamente la Commissione europea tentò di affiancare una propria competenza in questo campo, che appunto, ripeto, negli anni 50 e 60 è fortemente dominato da un taglio e da una potestà nazionale, secondo un percorso che potrebbe avere delle sembianze lineari, tanto che molti osservatori, soprattutto nel campo degli studi giuridici e politologici, hanno parlato di europeizzazione delle politiche regionali. Vedremo poi se avremo il tempo di soppesare questa categoria di europeizzazione. La seconda politica che abbiamo messo in contrapposizione, cioè con quella regionale, è la politica della concorrenza. Anche la politica della concorrenza ha avuto diverse fasi e diversi significati. Il significato prevalente nel corso degli anni 60 è stato quello dell'ordoliberismo tedesco. La direzione per la concorrenza all'interno della Commissione europea è diventata uno dei tradizionali bastioni di questa impostazione di politica economica che è tipicamente tedesca. Centrale fu ad esempio la figura del commissario tedesco Hans von der Grebe. Questa impostazione di politica economica guardava alla regolamentazione, alla regolazione del mercato e alla definizione di un preciso ruolo dello Stato che non doveva intervenire in economia, ma doveva limitarsi a fissare un quadro legale, cioè un insieme di norme per regolare appunto la concorrenza. Quindi, da questo punto di vista, il ruolo dello Stato esiste per l'ordoliberismo, ma non è quello di intervenire attivamente in economia, creando delle distorsioni, è quello di creare un quadro regolare, diciamo, la concorrenza in modo tale che le forze produttive possano fare riferimento ad un sistema di norme valido, per tutti. Questo è un significato molto forte, un'impostazione molto forte soprattutto negli anni 60. Poi abbiamo, come dire, un secondo significato. Quando assistiamo ad una ripresa, diciamo, della forza della politica della concorrenza rispetto alla politica regionale, soprattutto negli anni Ottanta. Bene, in questo periodo, negli anni 80-90, la politica della concorrenza guadagna terreno nuovamente rispetto alla politica regionale, ma lo fa non più, non tanto sulla base della vecchia dottrina ordoliberista tedesca, ma su un approccio, diciamo, più marcatamente mercatista, io definirei mercatista e deregolatorio. Non a caso cambiano anche gli interpreti. Se negli anni 60 la politica della concorrenza era sostanzialmente una politica interpretata da personalità tedesche, abbiamo fatto riferimento a von der Graeben, si potrebbe parlare di Ludwig Erhard, ma soprattutto di Alfred Müller-Armack, che era una figura molto importante all'interno, diciamo, della Banca Europea degli Investimenti. Negli anni 80 e 90 invece cambiano i personaggi, sono soprattutto personalità di derivazione anglosassone o olandese. Mi riferisco a Peter Sutherland, a Bruce Millan, che sono tutti commissari alla concorrenza, che si avvicendano a partire dalla metà degli anni 80 fino ai primi anni 90, o all'olandese Karel van Miert, che nelle vicende italiane delle privatizzazioni ha avuto, come dire, un grande ruolo. Questi commissari alla concorrenza basano la loro azione sull'idea dello smantellamento della presenza pubblica in economia e sull'eliminazione di qualsiasi ostacolo, vero o presunto, alla concorrenza.
In sostanza, quello che voglio dire è che si passa dallo stato regolatore dell'ordoliberismo tedesco allo stato visto come vero e proprio ostacolo al pieno dispiegamento delle forze del mercato. Il terzo tema che ho voluto porre è quello degli orientamenti della cultura economica dello sviluppo. Qui, come dire, entriamo in un campo un po' più teorico. Io dovrò necessariamente fare solo dei brevi cenni a quelle che sono le visioni che più, a mio modo di vedere, hanno influenzato il modo di intendere la dimensione regionale all'interno dell'integrazione europea. Chiaramente, come dire, sono impostazioni teoriche che non necessariamente riguardavano il tema concreto e preciso della dimensione regionale, degli squilibri regionali nel processo di integrazione europea, riguardavano temi molto più ampi come il rapporto fra il nord e il sud del mondo, però, come dire, sono impostazioni, sono correnti di pensiero che derivano dall'economia dello sviluppo, dalla sociologia e dalla geografia economica che hanno influenzato e non poco le politiche intervenzioniste degli stati e la stessa impostazione della politica regionale della comunità e dell'Unione Europea. Le domande da cui sono partite queste discipline si possono sintetizzare in questo modo. Perché esistono gli squilibri regionali? Perché persistono gli squilibri regionali e soprattutto gli squilibri regionali possono essere automaticamente risolti dalle forze di mercato, quindi nell'ambito di un processo, di un pur e semplice processo di integrazione delle economie europee all'interno del quadro comunitario, oppure c'è bisogno di una politica positiva, di un approccio attivo alla soluzione di questi problemi. Beh, diciamo che il punto di partenza è sicuramente la visione neoclassica, una visione che ancora fino alla fine degli anni 40 e primi anni 50 aveva una sua certa forza. Questa visione rimaneva fedele all'idea che il mercato tende sempre, prima o poi, a una situazione di equilibrio determinata dalla leva dei prezzi dei beni e dei servizi scambiati sul mercato. La visione neoclassica ha tentato di proiettare questa idea anche nella dimensione spaziale, quindi anche nella questione relativa agli squilibri regionali. Secondo la teoria neoclassica, le differenze nel prodotto pro capite sono principalmente il risultato di un diverso rapporto tra capitale e lavoro. Le regioni più povere sono quelle caratterizzate da un'abbondanza relativa del fattore lavoro, da un più basso livello della produttività del lavoro stesso, e da un più alto livello della produttività del capitale investito. Era un po' la situazione in cui si trovava il Mezzogiorno d'Italia alla fine degli anni 40 e i primi anni 50, dove c'era un'elevata abbondanza di lavoro e salari bassi e rendimenti dei capitali piuttosto elevati. Quindi la teoria neoclassica cosa dice? In assenza di ostacoli al flusso interregionale di questi fattori, del fattore del lavoro, del fattore del capitale, quindi chiaramente dell'emigrazione del lavoro verso le aree centrali, si avrà, come dire, un flusso di lavoro verso le regioni dalle regioni più povere a quelle più ricche e un flusso di capitali che opererà invece in senso inverso, cioè dalle aree centrali a quelle periferiche. In tal modo, dice la teoria neoclassica, il rapporto capitale-lavoro tenderà a eguagliarsi nelle due aree. Quindi vi sarà una naturale tendenza all'equilibrio. Secondo questa visione, dunque, la convergenza regionale viene ad essere raggiunta nel corso dei tempi lunghi, ma comunque attraverso la naturale, forza del mercato. Questa visione fu chiaramente superata a partire dalla prima metà degli anni 50, grazie alle molteplici teorie dello sviluppo squilibrato e della polarizzazione, grazie a pensatori come Perrou, Myrdal, Hirschman, Kaldor e in parte John Friedman. Queste teorie si sono poi diffuse largamente nel corso degli anni 60 e dei primi anni 70 e influenzarono largamente le politiche degli stati e della comunità europea, in base alla convinzione che fosse necessario intervenire con forti iniziative pubbliche per superare gli squilibri regionali. Questo filone, quello delle teorie dello sviluppo squilibrato e della polarizzazione, guardava alla configurazione spaziale dei sistemi economici regionali,
adottando alcuni concetti di derivazione weberiana e schumpeteriana, il concetto di concentrazione delle attività produttive, delle forze di agglomerazione, come i settori o le attività motrici, il concetto di economie esterne, il concetto, questo sì, di derivazione schumpeteriana, di innovazione, che implica, come dire, un processo di distruzione creatrice. Tutti questi elementi non possono, impedivano sostanzialmente, secondo i teorici dello sviluppo squilibrato, il raggiungimento di un naturale livello di equilibrio all'interno dei processi economici. Era dunque necessario utilizzare, come dire, la mano pubblica, l'intervento pubblico. Queste teorie sono alla base di ciò che è passato, come dire, alla storia come la tecnica dei poli di sviluppo, che ha caratterizzato soprattutto gli investimenti in politica regionale negli anni 60. Mi riferisco, tanto per fare qualche caso concreto, al polo di sviluppo che furono creati nel Mezzogiorno d'Italia, quello in Campania, quello tra Bari, Brindisi e Taranto, in Puglia, alla creazione dell'area petrolchimica Brindisi e come dire, dell'Italsider a Taranto. Insomma, l'idea che occorra polarizzare, concentrare i fattori di sviluppo economico in una singola area per poi, come dire, beneficiare di una sorta di espansione di questo polo nei territori, come dire, circostanti. Insomma, sono poi chiaramente teorie che, poste alla prova dei fatti, come è noto, basta guardare alla vicenda dell'intervento straordinario, soprattutto negli anni 60, non sono state in grado in realtà di provocare uno sviluppo diffuso. Si è parlato infatti di cattedrali nel deserto. Proprio sulla difficoltà di queste teorie dello sviluppo squilibrato ad avere, come dire, una certa presa concreta nell'effettività delle politiche economiche, si sono installate ulteriori teorie che potrei sintetizzare che vanno, diciamo, dalle teorie dello scambio ineguale di Samir Amin e di Immanuel Wallerstein alle teorie neoclassiche della convergenza. Beh, insomma, ci sono diversi filoni che poi prendono le mosse dalle teorizzazioni degli anni 60. Io non posso, chiaramente per questioni di tempo, entrare nel merito di tutte queste sfaccettature, perché altrimenti faremmo, come dire, discuteremmo di teoria economica, però mi limito a segnalarle. Il quarto tema che avevamo posto è quello della questione della governance, il ruolo delle autonomie regionali e locali nei riguardi dello Stato. Regioni e autonomie locali, in questo lungo percorso dell'integrazione europea che abbiamo circoscritto tra gli anni 50 e gli anni 90 del Novecento, assume diversi significati. Un ruolo meramente consultivo e ancillare tipico degli anni 50 e 60 è un ruolo che invece diventa di assoluto rilievo a partire dagli anni 80. Questo è vero soprattutto per il caso italiano, laddove si consideri che a partire dagli anni 70 in Italia si dispiega pienamente il processo di regionalizzazione. Ed è negli anni 80 che, come dire, il processo di regionalizzazione, il processo di integrazione europea si sembrano quasi correre paralleli, tanto che è degli anni 80 e degli anni 90 una corposa letteratura che guarda quasi ad una forma di codeterminazione tra questi due processi. Il quesito fondamentale è appunto: qual è il rapporto che la regionalizzazione ha avuto con l'integrazione europea? In realtà, come dire, dalle prime ricerche empiriche, dalle prime ricostruzioni storiografiche, questo rapporto, soprattutto negli anni Ottanta, appare occasionale e non codeterminarsi, cioè non è la regionalizzazione che favorisce l'integrazione europea, né viceversa. Proviamo a entrare un po' come dire, nel merito della periodizzazione che abbiamo
adottato. Il primo periodo, abbiamo detto, è quello che va dal 1957 al 1971. La firma dei trattati di Roma, l'inclusione all'interno di questi trattati del protocollo concernente l'Italia portavano l'obiettivo di uno sviluppo armonioso del mercato comune. Fu soprattutto appunto l'Italia, nel corso dei negoziati insieme al Comitato SPAC, a mettere in evidenza i rischi che un grande mercato europeo fondato esclusivamente sull'abbattimento delle barriere doganali e sulla concorrenza potesse accentuare gli squilibri regionali. Per tutti gli anni 60, la messa a punto di una politica regionale comunitaria passa fondamentalmente dalla funzione di indirizzo e di mediazione della Commissione europea e dal ruolo operativo della Banca europea degli investimenti. Diciamo, vediamo un po' quali sono i ruoli nel concreto che la Commissione europea e la Banca europea degli investimenti hanno avuto in questo periodo. Intanto cominciamo col dire che la Commissione europea nel corso degli anni 60 ha avuto un ruolo piuttosto limitato, perché limitato era la potenzialità dei primi fondi a disposizione della Commissione, il Fondo Sociale Europeo, il Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia per l'Agricoltura, soprattutto la sezione orientamento che doveva come dire, implicare una trasformazione in senso produttivo delle campagne nelle aree depresse. Questi fondi alcuni partirono in ritardo, soprattutto il FEOGA, sezione orientamento, altri ebbero, come dire, delle grosse difficoltà, come il Fondo Sociale Europeo, a intervenire concretamente nella riconversione della manodopera, soprattutto nelle aree depresse, nelle aree ritardatarie, quindi, come dire, oltre al fatto che erano fondi limitati dal punto di vista della portata finanziaria. Inoltre la Commissione europea ebbe un prevalente ruolo nel corso degli anni 60 di semplice ricognizione e analisi dei principali problemi di economia regionale in Europa, attraverso una serie di studi, rapporti e comunicazioni. Questo però condusse la Commissione europea a identificare le principali categorie di squilibrio regionale presenti in Europa. E soprattutto queste categorie erano quattro: il congestionamento urbano e industriale, il sottosviluppo delle regioni agricole a bassa produttività, il declino dei settori industriali tradizionali e i problemi delle regioni transfrontaliere cui erano impedite libere relazioni economiche, come ad esempio le regioni orientali della Repubblica Federale Tedesca, che chiaramente non potevano avere relazioni fino a un certo momento, fino a un certo periodo, con la Repubblica Democratica Tedesca. La Commissione europea mantenne poi un ruolo di stimolo al rafforzamento della cooperazione tra tecnici ed esperti di sviluppo regionale provenienti dai singoli Paesi membri. E nel corso degli anni 60 ebbe soprattutto questo ruolo di finanziamento di studi di politica regionale in determinate aree della comunità. Celebre è il famoso studio affidato alla società Italconsult che prevedeva la realizzazione di un polo dell'industria meccanica proprio all'interno del triangolo tra Taranto, Bari e Brindisi, con l'idea di completare quelle che erano le connessioni produttive all'interno di quest'area. Chiaramente la Commissione europea si avvalse anche delle sollecitazioni del Parlamento europeo che furono molto importanti, a partire dal rapporto Bersani del 1965. Queste sollecitazioni, come dire, rimanevano nell'ambito di un approccio piuttosto modesto, di un approccio prudente, cioè si guardava ai modi come poter favorire la piena libertà di scelta localizzativa da parte delle imprese, posto che le imprese non avevano la possibilità di installarsi in tutto il territorio della comunità europea se molti di questi territori erano periferici e presentavano problemi di sottosviluppo. Quindi bisognava intervenire per poter recuperare le aree marginali attraverso il dispiegamento di una serie di investimenti produttivi che dovevano passare soprattutto appunto, dalla tecnica dei poli di sviluppo che abbiamo visto provenire appunto dalla
dalle riflessioni di François Perroux e dei teorici dello sviluppo squilibrato. Accanto al ruolo della Commissione europea abbiamo quello della Banca europea per gli investimenti. Questa istituzione è un'istituzione piuttosto peculiare perché nasce già sulla base di un compromesso, viene istituita di fatto con il Trattato di Roma del 1957 e nasce da una sorta di mediazione tra la posizione tedesca, che era favorevole all'istituzione di una banca in grado di raccogliere capitali sui mercati internazionali ed effettuare prestiti per lo sviluppo, e la posizione italiana, che invece voleva creare semplicemente un fondo alimentato dagli stati membri, volto all'erogazione di risorse a favore di iniziative dal forte impatto socio-economico e meno legate quindi a una logica di redditività, insomma sul modello della cassa per il Mezzogiorno. In realtà, come dire, prevalse la logica tedesca, quella della creazione di un istituto bancario che doveva operare secondo logiche di mercato, ma il compromesso consistette nel fatto che gran parte del management italiano, soprattutto negli anni 50 e 60, del management della banca, chiedo scusa, era rappresentato da figure di provenienza italiana, come Pietro Campiglio, Paride Formentini. Larga parte della dirigenza della banca era di provenienza italiana, tanto per dire, ci sono diverse figure che hanno, come dire, rappresentato le strutture, della Banca Europea per gli investimenti, da Luca Rosania, Alberto Campolongo, Romeo Dalla Chiesa, Gian Domenico Sertoli e molti altri. Queste figure provenivano sia dalla Banca d'Italia che dalle istituzioni finanziarie internazionali. Inoltre la Banca Europea per gli investimenti accoglieva al suo interno degli organi, come dire, i ministri economico-finanziari dei paesi membri e figure la cui nomina era decisa o influenzata dalle banche centrali. Quindi in sostanza, come dire, questa istituzione doveva da una parte operare in base a criteri di mercato, però dall'altra era anche tenuta a tener conto di quelle che erano le esigenze di carattere pubblico. Addirittura al suo interno non aveva personalità private, ma aveva rappresentanti dei governi nazionali. Il fatto però che la Banca Europea per gli investimenti si finanziasse sul mercato, cioè acquisisse le proprie risorse da prestare poi per gli investimenti produttivi sul mercato privato dei capitali, poneva il problema fondamentale della fiducia dei mercati. Quindi questo significa che gli investimenti che la Banca Europea sceglieva di sostenere dovevano essere sostenibili dal punto di vista finanziario, profittevoli e utili a garantire un accrescimento della produttività economica europea. Questo significò sostanzialmente che la Banca Europea per gli investimenti, per larga parte degli anni 60 e dei primi anni 70, operò prevalentemente in favore di investimenti produttivi, cioè di grossi impianti industriali come ad esempio l'Italsider di Taranto, verso cui furono effettuati diversi prestiti, che mostravano, diciamo, potevano garantire un ritorno, una profittabilità concreta. Più restia era la banca invece a intervenire nelle infrastrutture, nelle bonifiche, nella creazione di strade, collegamenti viari, ferrovie, reti di comunicazione, cioè tutti quegli aspetti che pure sarebbero serviti alle aree in via di sviluppo per poter, come dire, migliorare l'ambiente di investimento. Quindi, cosa voglio dire? Che la Banca Europea degli Investimenti ebbe un approccio molto selettivo, e che quindi ne limitò sostanzialmente la portata. Complessivamente si può dire che il modello di politica regionale comunitaria tipico degli anni 60 è incentrato sul ruolo operativo della BEI e su quello ricognitivo della Commissione europea, era espressione di una certa capacità di controllo sui meccanismi di regolamentazione e produzione del denaro mondiale da parte delle autorità nazionali e del sistema delle banche centrali, oltre che di un relativamente basso tenore del conflitto di classe. Cioè sostanzialmente la Banca Europea per gli investimenti era inserita all'interno di un sistema monetario ed economico basato sui cambi fissi e sulla capacità di controllo dei capitali. E in questo modo poteva
agevolmente, come dire, osservando chiaramente i criteri di ortodossia finanziaria, fare questo ruolo di mediazione, prendere il risparmio e direzionarlo verso le aree in via di sviluppo, con i limiti che abbiamo visto. Questo quadro però cambia radicalmente alla fine degli anni 60 e soprattutto nei primi anni 70, quando cominciano a venire meno quelli che sono i prerequisiti dell'età fordista e quando cominciano a verificarsi i fenomeni di scomposizione appunto di questo quadro. Abbiamo parlato della fine del sistema di cambi fissi di Bretton Woods del 71, il divampare della competizione fra economie nazionali per il richiamo dei capitali di investimento. Il primo shock petrolifero del 73, l'avvio di imponenti processi inflazionistici e di ristrutturazione produttiva che seguirono, diciamo, a questi eventi. Quindi si entra in una nuova fase che è quella degli anni, come dire, degli anni tipica degli anni 70. Questi cambiamenti impongono anche delle trasformazioni all'interno del paradigma della politica regionale comunitaria, che nel corso degli anni 70 rimane sostanzialmente vincolata o diciamo soggiacente al predominio delle singole politiche nazionali, dei singoli sistemi di intervento nazionali, però comincia a cambiare di segno. Intanto la politica regionale comunitaria viene sempre più vista come un'infrastruttura dell'unione economico-monetaria, cioè come dire, la comunità europea, i paesi europei a partire dalla fine degli anni 60 e soprattutto del 71 si pongono il problema di individuare un nuovo sistema di come dire, parità monetarie in grado di surrogare quello del dollaro. Quindi si comincia a discutere di unione economico-monetaria. Il discorso è che, come era già stato individuato dal piano Werner dell'ottobre del 70, non si può avere un'unione monetaria tra le economie, tra i paesi europei, se non si risolvono i divari regionali, perché i divari regionali sono fonte di spinte inflazionistiche, di squilibri nelle bilance dei pagamenti, che chiaramente minacciano la stabilità dei cambi. Ecco, questo legame sostanzialmente unisce le ragioni dei paesi deboli e dei paesi forti, dei paesi contribuenti come la Germania e di quelli che vengono finanziati come l'Italia, e chiaramente si realizza in questo incontro fra le ragioni della politica regionale e quelle dell'unione economico-monetaria. Questo legame diventerà ancora più stringente col passare del tempo, con la realizzazione dello SME nel 1979 e soprattutto con l'accelerazione che verrà data all'obiettivo della moneta unica a partire dal 1989. Ma soprattutto la politica regionale comincia a porsi problemi più ampi. Se nel corso degli anni 60 essa era semplicemente devota alla soluzione dei problemi delle aree depresse, cioè delle aree ritardatarie, ora si deve porre anche il problema della soluzione del grande tema della ristrutturazione produttiva e della competitività internazionale dell'economia europea, che è in forte declino nel corso degli anni 70. Quindi vengono, come dire, presi in considerazione anche i problemi delle aree forti, che sono problemi generalmente di declino produttivo e quindi di riconversione produttiva. Non è più appunto una politica regionale volta solo alla soluzione dei problemi delle aree depresse. A questi cambiamenti nel paradigma corrispondono cambiamenti operativi. Anzitutto, non è più soltanto la Banca Europea per gli investimenti a farsi carico del ramo operativo della politica regionale comunitaria, ma viene creato un nuovo fondo, che è il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, che fa di fatto partire la politica regionale della Commissione europea. Quindi in sostanza sono strumenti che sono in competizione tra di loro e che si sovrappongono parzialmente. Il FESR, avviato nel 72 ma realizzato di fatto nel 75, e la Banca Europea, per gli investimenti. Qual è, la caratteristica? Mentre la BEI si finanziava sul mercato dei capitali, il FESR era alimentato
dalle poste di bilancio degli stati membri. Quindi, in sostanza, questo metteva al riparo dall'osservanza stringente delle regole dell'ortodossia bancaria e del mercato per poter, come dire, andare incontro a tutta quella serie di investimenti che erano comunque ritenuti necessari per lo sviluppo, per la soluzione dei problemi di squilibrio regionale, che sono appunto quelli della realizzazione delle infrastrutture, non solo quelle produttive, non solo le fabbriche, ma anche le infrastrutture di trasporto, quelle di collegamento, le bonifiche, eccetera. Il FESR, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ha lungamente mantenuto comunque un'impostazione nazionale. Questo vale almeno fino al 1987, fino alla grande riforma della politica di coesione. Ha mantenuto un'impronta nazionale, cioè di mero sussidio alle politiche regionali dei singoli stati membri, ed è stato incentrato lungamente sul sistema dei progetti e sul meccanismo dei rimborsi. Significa che i singoli stati, nell'ambito delle proprie politiche di intervento, presentavano, selezionavano e presentavano dei singoli progetti di investimento, non dei programmi complessivi, dei singoli progetti di investimento che venivano poi finanziati con la tecnica del rimborso. Questo significa che gli stati potevano presentare anche progetti messi in cantiere anche 3-4 anni prima, che il FESR appunto andava a rimborsare. Quindi chiaramente questo ha rappresentato lungamente per il FESR anche come dire, un limite operativo. Lo scenario cambia ulteriormente nel terzo periodo, che è quello che va dal 1979 al 1992. Il 1979, lo abbiamo visto, è un anno abbastanza importante perché ci sono dei cambiamenti nelle relazioni economiche internazionali, un secondo shock petrolifero, soprattutto un cambio di politica economica da parte degli Stati Uniti e soprattutto dalla Federal Reserve, che provoca tutta una serie di ripercussioni nelle relazioni monetarie ed economiche occidentali. E rende chiaramente più stringente il problema della riconversione della competitività dell'apparato produttivo europeo. Chiaramente a tutto questo si aggiunge poi la grande questione della stabilità monetaria e della creazione di un sistema di cambi fissi o comunque di cambi stabili all'interno dello scenario europeo. Sto parlando chiaramente di ciò che ho già a cui ho già fatto riferimento, cioè lo SME e la moneta unica. Il punto, diciamo, decisivo di questo periodo è la riforma dei fondi comunitari nel più ampio quadro della politica di coesione, che prese corpo nel 1987, dopo l'approvazione dell'atto unico europeo. Con questa modifica, con questa riforma, abbiamo una serie di cambiamenti: il definitivo passaggio dai grandi investimenti produttivi, cioè dalla realizzazione dei grandi impianti industriali tipici degli anni 60, che avevamo già visto affievolirsi nel corso degli anni 70, all'obiettivo fondamentale, che diviene appunto centrale, della creazione di un ambiente di investimento favorevole allo sviluppo. In sostanza, dietro questo spostamento, che cosa c'è? C'è la progressiva rinuncia da parte degli stati, attraverso politiche centrali, a favorire in maniera diretta gli investimenti produttivi. Ora si guarda semplicemente alla creazione di un ambiente di investimento favorevole alla collocazione degli investimenti privati. Quindi cambia chiaramente il segno della politica regionale negli anni 80. Gli ambienti della Commissione europea inoltre cercarono di favorire ulteriori cambiamenti, passando dalla logica dei progetti a quella dei programmi e utilizzando il principio di sussidiarietà. Per la Commissione europea è diventato estremamente difficoltoso dal punto di vista burocratico poter valutare tutta questa mole di progetti che i singoli stati nazionali andavano a presentare al FESR. Quindi la decisione con il 1987 fu quella di passare da un sistema per progetti ad un sistema per programmi. Gli stati nazionali
presentavano dei programmi che dovevano essere valutati dalla Commissione europea e poi dovevano essi stessi sorvegliare alla buona realizzazione dei progetti. Chiaramente qui sto semplificando tutto il complesso iter di controlli reciproci che appunto la Commissione europea mise in campo a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta. L'altra svolta che abbiamo anticipato poco fa, che è stata messa in campo dalla Commissione europea, è quella dell'impostazione regionalista, che si era già presentata con l'adozione dei programmi integrati mediterranei nella metà degli anni Ottanta e che fu caratteristica, diciamo, del primo ciclo dei fondi strutturali del 1989-1991. In sostanza, la Commissione europea in questa fase spinse in maniera molto forte per una decentralizzazione degli interventi, o meglio per una responsabilizzazione delle autorità regionali e locali nella gestione della politica regionale comunitaria. E chiaramente, come dire, questo input fa il paio con una diminuzione, che abbiamo già visto, del ruolo dello Stato e una maggiore attenzione verso il ruolo del mercato. L'altro elemento che va messo in evidenza è il passaggio dal sistema del rimborso a quello del cofinanziamento. Possono sembrare dei tecnicismi, ma in realtà non lo sono, perché ogni cambiamento ha provocato delle ripercussioni ben precise, soprattutto nel caso italiano. Basti pensare che quando il FESR fu avviato nel 1975, furono i tecnici della Cassa del Mezzogiorno a ideare il meccanismo del rimborso, cioè il fatto di, appunto, come abbiamo detto, finanziare attraverso il fondo europeo quelli che erano investimenti già messi in cantiere, in parte già realizzati. Questo non poneva un problema di spesa immediata, cioè di cofinanziamento. Il criterio, appunto, che viene adottato a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta è quella di chiamare a corresponsabilità le finanze degli stati centrali e delle regioni nel momento in cui veniva varato un investimento attraverso i fondi strutturali e il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Questo significa che nel momento in cui viene varato l'investimento bisognava necessariamente, come dire, aggiungere una posta, aggiungere uno stock di spesa da parte sia del bilancio dello Stato centrale sia da parte del bilancio regionale. Questo si rivelò estremamente complicato in un periodo come la seconda metà degli anni Ottanta, i primi anni 90, in cui, come è noto, l'Italia ebbe grossi problemi di debito pubblico e di gestione delle finanze pubbliche. E mi limito ad osservare che questo passaggio dal rimborso al cofinanziamento aumentò grandemente il potere discrezionale della Commissione europea, perché la difficoltà nel cofinanziamento comportava l'incapacità di spesa, un aggravamento della tradizionale, tra l'altro, incapacità di spesa per quanto riguarda l'Italia dei finanziamenti europei. E in parte così si spiega, come dire, il cosiddetto processo di europeizzazione. Non è chiaramente solo questa la causa, io oggi ho dovuto semplificare molto, però ci fa capire come sia cambiato il rapporto di forza fra Stati nazionali e Commissione europea tra gli anni 60 e gli anni 80 e come quali siano stati, come dire, i punti centrali attraverso i quali poi la Commissione europea e in generale la dimensione comunitaria e europea ha raggiunto, come dire, una superiorità, se non proprio una supremazia, in questo campo, nel campo della politica regionale comunitaria. Io mi fermerei qui, chiaramente mettendomi a disposizione di eventuali domande e richieste di chiarimento.